Bentornati in questo nuovo video. Oggi ho realizzato un make-up usando tutti i prodotti low cost e ci sono anche dei prodottini nuovi che hanno veramente un prezzo molto 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 basso. È un look, diciamo, o da sera in cui non avete voglia di realizzare un make-up molto laborioso, molto sofisticato, quindi è abbastanza luminoso sugli occhi con questo eyeliner abbastanza allungato e delle labbra nude, tra l'altro questo rossetto mi sta piacendo tantissimo, o altrimenti anche da tutti i giorni se vi piace questa tipologia di make-up. Ho realizzato questo trucco soprattutto perché volevo provare con voi alcuni prodotti della e.l.f. Se mi seguite dalle origini, tantissimi anni fa, insomma, sapete che la e.l.f. è uno dei primi brand in assoluto che ho usato, l'ho scoperto da Clio, era uno di quei brand che costavano veramente pochissimo, da 1 euro a 4 euro, ed erano comunque prodotti, diciamo, di qualità, ovviamente non da make-up artist, però per una ragazza che si deve toccare tutti i giorni vanno veramente benissimo. E io compravo, acquistavo dal sito inglese o francese, se non ricordo male, ma adesso hanno riaperto il sito italiano da cui è possibile acquistare. Quindi per lanciare il loro marchio mi hanno proposto di fare una collaborazione. Ovviamente io sono stata felicissima di accettare perché è un brand che conoscevo, compravo e usavo proprio perché mi piace. Quindi ho scelto alcuni prodottini che vedrete nel corso del video. E vi parlerò un po' dell'applicazione, alcuni già li conoscevo, altri sono nuovi. E ditemi un po' cosa ne pensate del trucco, spero che vi piaccia e vi lascio al tutorial. Come primo passaggio uniformo l'incarnato con un fondotinta effetto luminoso. Successivamente passo subito al trucco occhi e applico un primer. Questo è un primer della e.l.f. che conoscevo già diversi anni fa. Mi piaceva molto, infatti per 2,50 € è veramente un ottimo prodotto e non ha deluso affatto le mie aspettative perché fa durare il trucco per tutto il giorno. Inoltre, essendo color beige, uniforma anche la palpebra e in questo caso lo uso anche come correttore perché sono di fretta e con un unico prodotto voglio fare un po' tutto. Poi prendo questo ombretto che è della nuova linea Dot Shot di Pupa e lo applico su tutta la palpebra mobile. È un ombretto molto luminoso che mi è piaciuto moltissimo. E successivamente vado di eyeliner. Questo è un eyeliner sempre della linea di e.l.f. a pennarello, è veramente facile da applicare anche per un uso quotidiano perché non bisogna stare molto, molto attenti per la sua particolare forma a pennarello che facilita proprio l'utilizzo. Si riesce a fare, come vedete, una bella linea grafica. Poi ho voluto provare questi sticker della e.l.f. che servono sia per riempire le sopracciglia sia per trovare la giusta forma quando andate a spinzettarle, diciamo così. E poi vado di mascara. Poi fisso il fondotinta con questa famosissima cipria della e.l.f. a 4 colori. Ogni colore ha un'azione, una finalità. Per esempio, il verde serve per minimizzare i rossori. In realtà io preferisco fare un mix di tutti e 4 i colori e devo dire che è giustamente famosa e apprezzata perché è piaciuta molto anche a me, dal momento che opacizza bene l'incarnato e lascia il viso e la pelle ben vellutata. Illumino poi le mie gote con un blush color pesca. Questo è il Candid Coral di e.l.f., conosciutissimo perché è un dupe, è considerato il dupe dell'orgasm, del famosissimo orgasm di NARS. Poi contorno le mie labbra con una matita rosata e le riempio anche leggermente e applico questo bellissimo rossetto di e.l.f. in una colorazione nude che rende veramente le labbra più voluminose. È veramente molto carino, è stile Angelina Jolie. Mi è piaciuto tantissimo questo prodotto. E niente, questo è il look finito. Spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere in un commento cosa ne pensate e se vi è piaciuto il video iscrivetevi al mio canale. Alla prossima, ciao!